Tu devi solo preoccuparti di fare la nanna, capito? Ecco, bravo. Sì. La nanna. La fiaba che leggiamo stasera si intitola Le tre casette, dalla raccolta Fiabe italiane raccolte e trascritte da Italo Calvino. Ok? Devi fare il bravo, stai giù e preparati a fare la nanna. Ok? Non fare tanto il lavativo. Una povera donna, morendo, chiamò le tre figliole e così parlò. Figlie mie, fra poco sarò morta e voi rimarrete sole al mondo. Esatto, la nanna. Però ascolta quello che dico. Quando non ci sarò più, fate così. Andate dai vostri zii e fatevi costruire una casetta per ciascuna. Papà sono io, ti sto leggendo la fiaba, stai tranquillo. Vogliatevi bene, addio. Espirò. Le tre ragazze uscirono piangendo. Posso andare avanti? Si misero per via e incontrarono loro zio, stuoiaio. Disse Caterina, la più grande. Zio, nostra mamma è morta. Voi che siete così buono, fatemi una casetta di stuoie. E lo zio stuoiaio le fece la casetta di stuoie. Sì, papà sono io, ti sto leggendo la fiaba. Ok, vieni sul letto che sei caduto. Le altre due sorelle andarono innanzi e incontrarono un loro zio falegname. Disse Giulia, la seconda: Zio, nostra mamma è morta. Voi che siete così buoni. Zio, 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 esatto, la parola zio, sei capace a dirla. Zio, zio, nostra mamma è morta. Voi che siete così buoni, fateci una casetta di legno. E lo zio falegname le fece la casetta di legno. Rimase solo Marietta, la più piccina, e continuando la sua via, si imbatté in un suo zio, Fabbro. Zio, gli disse, la mamma è morta. Voi che siete così buono, fatemi una casetta di ferro. E lo zio Fabbro le fece la casetta di ferro. In sulla sera venne il lupo. Andò alla casetta di Caterina e picchiò all'uscio. Caterina chiese, chi è? Sono un povero pulcino, tutto bagnato. Aprimi per carità. Vattene, sei il lupo e mi vuoi mangiare. Il lupo diede una spinta alle stuoie, entrò e si mangiò Caterina in un boccone. Il giorno dopo, le due sorelle andarono a far visita a Caterina, trovarono le stuoie sfondate e la casetta vuota. Oh, poverette noi, disse. Sì. Di certo, la nostra sorella maggiore l'ha mangiata il lupo. Il lupo. 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 Sei capace di dire lupo? Lupo. 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 Andiamo già meglio, va? Esatto. Fa così il lupo. Ok. Verso sera tornò il lupo e andò alla casetta della Giulia. Bussò e lei, chi è? Sono un pulcino smarrito. Datemi asilo per pietà. No, sei il lupo e mi vorresti mangiare come mia sorella. Ok, patato. Va bene fare l'imitazione del lupo. Sei bravissimo. Ok. Il lupo diede una spinta alla casetta di legno, spalancò l'uscio e dalla Giulia ne fece un boccone. Salute, salute, salute. Al mattino la Marietta va a far visita alla Giulia, non la trova e dice tra sé: Il lupo me l'ha mangiata, povera me, sono rimasta sola a questo mondo. In sul far della notte il lupo venne alla casetta della Marietta. Chi è? Sono un povero pulcino intirizzito, ti prego, lasciami entrare. Vattene che sei lupo e come hai mangiato le mie sorelle vorresti mangiare me. Il lupo dà uno spintone all'uscio, ma l'uscio era di ferro, come tutta la casa, e il lupo si ruppe una spalla. Urlando dal dolore, corse dal fabbro. Aggiustatemi la spalla, gli disse. È una casetta, un'altra casetta, che non c'entra niente in realtà con la fiaba, perché le illustrazioni di questo libro sono a caso, non hanno nulla a che fare con la fiaba.
in cui si trovano. Va bene, andiamo avanti. Ascolta, patato. Siamo arrivati al punto in cui il lupo ha la spalla rotta perché ha tentato di entrare nella casa della terza sorella, che è fatta di ferro. Non la sorella, ma la casa. Ok, aggiustami la spalla, gli disse. Io aggiusto il ferro, non le ossa, disse il fabbro. Ma io le ossa me ne sono rotte col ferro. Quindi sei tu che me le devi aggiustare, disse il lupo. Questa logica non è proprio cogente. Allora il fabbro prese il martello e i chiodi e gli aggiustò la spalla. Il lupo tornò da Marietta e si mise a parlarle vicino all'uscio chiuso. Senti, Marietta, per colpa tua mi sono rotto una spalla, ma ti voglio bene lo stesso. Ma tanto cosa stai facendo? Stai girando come il rotore di un elicottero. Allora, questo è il lupo che continua e dice: se domattina vieni con me, andiamo per ceci in un campo qua vicino. La Marietta rispose: sì, vienimi a prendere. Ma furba com'era, aveva capito che il lupo voleva solo far uscire di casa per mangiarsela. Perciò l'indomani si alzò prima che facesse giorno, andò al campo dei ceci e ne raccolse una grembiulata. Hai capito? Tornò a casa, mise a cuocere i ceci e gettò le bucce dalla finestra. Alle 9 venne il lupo. Marietta bella, vieni con me per ceci. No, che non ci vengo, balordo. I ceci li ho già raccolti. Guarda sotto la finestra e vedrai le bucce. Annusa il fumo che viene dal camino e sentirai l'odore. E a te non resta che leccarti le labbra. Il lupo era fuori di sé dalla stizza, ma disse: fa niente, domani mattina ti vengo a prendere alle 9 e andremo per lupini. Sì, disse la Marietta. Alle 9 ti aspetto. Invece anche stavolta s'alzò per tempo. Andò al campo di lupini, ne colse una grembiulata e li portò a casa a cuocere. Quando venne il lupo a prenderla, gli mostrò le bucce fuori dalla finestra. Il lupo tra sé giurava vendetta, ma lei disse: ah, birichina, bella è fatta. E io sì che ti voglio tanto bene. Domani dovresti venire con me in un campo che so io. Ci sono delle zucche che sono una meraviglia e ne faremo una scorpacciata. Sì, che ci verrò, disse Marietta. Al mattino corse al campo delle zucche prima di giorno, ma questa volta il lupo non aspettò le 9 e corse anche lui al campo delle zucche per mangiarsi la Marietta in un boccone. Al mattino corse al campo delle zucche prima di giorno, ma questa volta il lupo non aspettò le 9 e corse anche lui al campo delle zucche per mangiarsi la Marietta in un boccone. Appena la Marietta vide il lupo da lontano, non sapendo dove scappare, fece un buco in una grossa zucca e ci si appiattò dentro. Il lupo, che sentiva odore di cristiano, annusa tra le zucche, gira e rigira e non la trova. Allora pensò: sarà già tornata a casa. Me ne farò una scorpacciata di zucche io da solo e cominciò a mangiare zucche a crepapelle. Hai capito? La Marietta tremava sentendo il lupo che si avvicinava alla sua zucca, pensando che l'avrebbe mangiata con lei dentro. Ma quando arrivò la zucca di Marietta, il lupo era ormai sazio. Quando arrivò la zucca di Marietta, il lupo era ormai sazio. Questa qui, che è così grossa, disse, voglio portarla in regalo alla Marietta per farmela amica. Addentò la zucca e, reggendola coi denti, galoppò alla casetta di ferro e la buttò dentro la finestra. Mariettina mia, disse, guarda che bel regalo che ti ho portato. La Mariettina, ormai al sicuro in casa sua, sgusciò fuori dalla zucca, chiuse la finestra e dietro i vetri fece le corna al lupo. Grazie, amico lupo, gli disse. Io ero nascosto nella zucca e tu mi hai portata fino a casa. Il lupo, a sentir questo, sbatteva la testa contro le pietre. La sera nevicava. La Marietta si scaldava al focolare quando sentì un rumore giù per la canna del camino. Questo è il lupo che viene a mangiarmi, pensò. Prese un paiolo d'acqua e lo mise sul fuoco a bollire. Piano piano, piano piano, il lupo scende per il camino, spicca un salto, credendo di saltare addosso alla ragazza, e invece casca nell'acqua bollente e resta cotto. Così la scaltra Marietta si liberò del nemico e visse tranquilla per tutta la sua vita. Da Il Lupo, Mantova, pubblicata in italiano da Visentini. Visentini.
è la notissima fiaba dei tre porcellini, che in questa versione mantovana ha una grazia nuova con le tre sorelline che costruiscono le casette invece dei tre animali. Va bene. Patato, a che punto siamo qua? Sei pronto a dormire o hai bisogno di un'altra fiaba? Tu non sei pronto per niente. Non sei pronto. Ok. Ok. Let's go.